Mentre aspettiamo la Befana, con le scarpe tutte rotte, lei arriva nel corso della notte, vi proponiamo il nostro momento informativo. Eccoci qua, assieme agli amici del Triveneto e a quanti ci seguono sul nostro sito internet in streaming. Avete visto l'alert reale, quello che abbiamo proposto ieri, questa comunicazione, che poi era una comunicazione pervenuta anche dagli organi ufficiali di Venezia e da tutti gli altri organi. Hanno pubblicato anche, ho visto ieri sera, giornale.it, i grossi, e noi abbiamo proposto ieri, insomma, siamo stati gli unici a proporre, è quello che ci è arrivato, verificato e tutto. Quindi ne parleremo nel corso del giornale, però in merito a questa situazione, in merito a questa che abbiamo pubblicato, cosa è accaduto? Sì, direttore, proprio allerta droni, scatta un'indagine per rivelazione di segreti d'ufficio. Infatti la procura di Udine ha aperto un fascicolo in merito alla diffusione della nota della polizia di frontiera di Treviso, che tra altre cose abbiamo dato noi ieri sera in anteprima, con cui si era diramata la comunicazione diffusa dal Viminale per un possibile attacco terroristico con droni o auto rubate. Quindi un'indagine adesso interna per la rivelazione proprio di segreto d'ufficio. Quindi lei pensa che solitamente a che ora arrivano? Le 5 del mattino? Più o meno sì. Alle 5 del mattino. La domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale. A rivolta dei clandestini. Prego, Commissario Lega. Rivolta dei clandestini, espellere i facinorosi e quelli che non sono profughi. Siete d'accordo? 95% dei nostri telespettatori ha risposto sì, il restante invece 5% ha risposto no. Ora sembra che tutti si siano svegliati. Avete notato, dopo l'attentato di Berlino, sino che accadeva in Francia, tutti che si lavavano le mani, ma no, sono francesi di terza, quarta generazione. Non hanno capito che lì non c'entra nulla la seconda e la terza generazione, rimangono tali e quali. No, se poi vieni cresciuto nell'ambito di una famiglia dove l'ortodossia è la base principale della stessa, è chiaro che può essere di terza, quarta, quinta generazione, può essere di terza generazione anche qui a Pordenone, ma se la tua famiglia ti impone il velo e ti bastona e pretende che tu sposi l'anziano in Pakistan, altrimenti vieni uccisa o vieni sgozzata, tu ti adegui, no? O scappi. Quindi non parlatevi di terza e quarta generazione, che non me ne può fregar di meno. E allora dico, dopo l'attentato di Berlino, allora tutti adesso tirano su le orecchie. Anche perché a commetterlo sono sempre profughi, così chiamati, tra virgolette, sono clandestini. E allora, ora, tutti si svegliano. No, possiamo ospitare solo i profughi veri, il 4%. Gli altri, a casa. No, facciamo i CIE, sì, ma non da 1800 persone, massimo 100 persone. No, non possono più aspettare 3 mesi, 2 mesi, 1 mese massimo, imbarcata in aereo. No. È difficile avere trattati bilaterali con il Pakistan e con l'Afghanistan. Beh, come abbiamo pagato 1 milione di euro all'Ucraina per avere indietro i quadri che non sono stati rubati dai loro, diciamo, connazionali o moldavi quali erano, trovati in Ucraina, abbiamo pagato 1 milione per averli indietro. Hanno detto no, ma questa, diciamo, è un atto di solidarietà per usare le persone. Va benissimo, allora facciamo un atto di solidarietà in Afghanistan e anche con il Pakistan, visto che la Germania lo ha fatto, il trattato bilaterale lo ha firmato 1 mese fa con l'Afghanistan, e tutti gli afghani stanno tornando in Afghanistan, volenti o non volenti, via, facciamolo anche noi. Anche perché ci sono in molti ora che affermano, rispetto a quello che dicevamo, prego Commissario. Dalla Libia e dai Balcani arrivano con i clandestini anche i terroristi dell'ISIS. Sei d'accordo? Ecco, lasciami la domanda così i nostri telespettatori riescono a focalizzare. Dalla Libia e dai Balcani arrivano con i clandestini anche i terroristi dell'ISIS, o dell'AIS o dell'ISIS, come comunemente vengono chiamati. Sei d'accordo? Voi sapete che anche quest'oggi, tanto per essere chiari, in Turchia c'è stato un attentato a Smirne, nei pressi del tribunale, c'è stata un'autobomba che è esplosa, 2 morti mi pare, tantissimi feriti, ma in questo caso non si parla dell'ISIS, anche se mi pare che abbia rivendicato, no?
lo stesso, ma si parla, prova a vedere la, ma si parla più... Quattro i morti addirittura. Quattro i morti, sì, ecco, quattro i morti. Però si parla del PKK, no? Dicono le notizie. Sì. Indizi portano proprio ai curdi del PKK. Sì. Sì, ma sai, io questo qua ci credo anche fino a un certo punto, anche dopo le prime notizie che arrivavano dalla discoteca di Istanbul, parlavano dei curdi, perché la prima cosa è dare la colpa ai curdi. Staremo a vedere, questa è la domanda, se volete potete rispondere. Insomma, amici, ci apprestiamo a percepire nelle prossime ore il cosiddetto freddo glaciale. Tutti ti dicono, ma in fin dei conti siamo in inverno. E che cosa vuol dire? Se fosse meno freddo sarebbe anche meglio, no? Tanto per essere chiari. E quindi le autovie venete hanno già 72 lame, 13 spargisale, 14 innaffiatoi, neve e ghiaccio in arrivo, autovie venete è già in allerta. E allora iniziamo con il servizio di Omar Costantini in merito a quanto ci aspettiamo nelle prossime ore. L'inverno è calato in Friuli Venezia Giulia, la Bora soffia sul Golfo di Trieste, mentre la Tramontana risponde da est sulla pianura. Netto il calo delle temperature, con lo zero già presente appena il sole se ne va in America. Situazione anomala con il sole che splende allontanando la minaccia di pioggia, ma soprattutto di neve, almeno a valle. Il vento però ha creato alcuni danni, in particolare con alberi sradicati e interventi dei vigili del fuoco di tutti i quattro comandi provinciali operativi. Occhio anche ai vari riti del fuoco legato all'Epifania, che già da questi minuti hanno iniziato a operare nelle varie località friulane. Si consiglia massima attenzione per il rischio legato al fuoco, visto che da oltre un mese la siccità ha piantato radici da queste parti. Gelo pure in tutto il Veneto. Alessio Conforti. Vento gelido, temperatura impicchiata e un fine settimana che si preannuncia tra i più freddi degli ultimi anni. È un Veneto che si risveglia in balia di un clima quasi artico, quello presentatosi oggi dalle finestre dei cittadini. Città in balia di ghiaccio nella notte e forte vento che imperversa un po' ovunque, senza contare la leggera nevicata sulle spiagge della costa veneziana. Temperature minimo a picco sulla montagna, Cortina d'Ampezzo ha segnato meno 7,6 gradi a 1270 metri di quota, con uno scarto di oltre 5,5 gradi meno rispetto alla media stagionale. Ad abbassare le minime, secondo l'ARPA, è l'afflusso di aria molto fredda che ha fatto crollare le temperature, soprattutto oltre i 2000 metri di quota, con il vento forte che peraltro ha accentuato notevolmente la sensazione di freddo. Tra le altre minime di rilievo, Arabba ha segnato un meno 8,1 gradi, Asiago meno 7,5, Santo Stefano di Cadore meno 4,2. Ai 2090 metri di quota di Passo Falzarego, l'ARPA ha registrato invece meno 13,1 gradi, mentre ai 3256 metri di Punta Rocca sulla Marmolada meno 23,5. La temperatura sui monti è prevista in ulteriore diminuzione nelle prossime 12-24 ore. A 3000 metri il picco del freddo e del vento verrà raggiunto a metà della prossima notte, a 1500-2000 metri attorno all'alba di domani, venerdì 6 gennaio. Occasione di quanto sta accadendo, molti comuni hanno deciso di sospendere con ordinanze i falò epifanici in programma per questa sera. Penso ad Aviano, penso a Roveredo in Piano, penso a San Quirino, ne parleremo poi anche con il rappresentante vice sindaco di Cordenos, perché anche Cordenos, a causa di questo forte vento e a causa dell'allerta, vieta i fuochi epifanici sul territorio. Il servizio è di Alberto Commisso. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato lo stato di allerta incendi dal momento che la nostra regione sta attraversando un periodo con condizioni climatiche favorevoli proprio agli incendi boschivi e alto è il pericolo di innesco degli stessi. Il Corpo Forestale Regionale ricorda quindi che l'accensione di fuochi per l'eliminazione di ramaglie o di altro materiale di risulta delle attività agricole forestali è vietata e sanzionata durante i periodi di massima pericolosità. Anche l'accensione dei tradizionali fuochi epifanici è sottoposta alle preventive
autorizzazioni di legge. Il Corpo Forestale Regionale effettuerà un'attenta vigilanza a riguardo nelle zone di competenza, monitorando con attenzione le situazioni di maggior rischio. A questo proposito, la maggior parte delle amministrazioni comunali ha firmato un'ordinanza con la quale, viste le condizioni meteo, vieta per questa sera l'accensione dei tradizionali pane e vin. Va evitato inoltre il lancio di fuochi d'artificio, petardi e botti nelle zone boscate o in aree aperte, per evitare che i residui della combustione possano costituire un facile innesco per le fiamme sulla vegetazione molto secca. Va poi ricordato che anche l'utilizzo delle lanterne cinesi, oltre a non essere liberamente consentito, costituisce un rischio concreto per l'innesco di incendi boschivi. Sì, rimaniamo in tema e lo facciamo con Lanfranco Linceto, lui è vice sindaco del comune di Cordenons. So che proprio lei ha firmato prima un'ordinanza per vietare questa sera l'accensione dei falò epifanici. Quanti falò quindi non si faranno e poi quando si potranno effettivamente accendere? Sì, a seguito del servizio che abbiamo visto prima, anche la Protezione Civile ha messo una serie di indicazioni che hanno in qualche modo sconsigliato, vista i forti venti e la siccità esistente nel nostro territorio, perché da più di 30 giorni non piove, ha sconsigliato di fare o controllare in modo pesante anche i falò epifanici. Il comune di Cordenons ne ha 17 nel proprio territorio di falò autorizzati, 17 falò con più di 30 persone, perché quelli devono avere almeno più di 30 persone per essere autorizzati, di cui 3-4 con particolare anche numero di persone, molto importanti. A seguito di questa ordinanza e sentito il comando provinciale, sì, il comando della Polizia Municipale, abbiamo deciso di firmare l'ordinanza per la sospensione dei falò questa sera. Dunque a Cordenons non ci saranno i falò e verranno spostati sostanzialmente nelle giornate di sabato e domenica. Praticamente tra sabato e domenica verranno accesi i falò epifanici di Cordenons, perché l'allerta meteo con venerdì sicuramente rientra. I falò saranno, ripeto, tra sabato e domenica, due in particolare saranno domenica, due falò abbastanza importanti, molto forse tra i più importanti di Cordenons, saranno nella giornata di domenica sicuramente, uno alle 6, alle 18, alle 18 del pomeriggio a Villa d'Arco e quell'altro alle ore 20 nella parrocchia di San Pietro a Sclavons, nell'area Stumacò. Sono stati fatti soprattutto domenica questi due falò importanti, anche perché domenica ci sono altre due manifestazioni molto importanti, che alle 17.30 la lucciolata in memoria di Walter Grigolon e alle 20.30 il premio dell'Anzur, che è una giornata molto importante per Cordenons. Per questo motivo due dei falò più consistenti come numero sono stati spostati a domenica, alle 20 quello di San Pietro, Sclavons e Tolammacò e alle 18 quello di Villa d'Arco. Gli altri 15 in qualche modo verranno altri comuni, San Quirino, sì, Rovere del Piano, Aviano, mi sembra, altri comuni, Vaiont se non sbaglio, ci sono parecchi comuni. No, per esempio, che guarda, anche guarda, allora, troppo vento, rinviate tutte le foghere del comune di Latisana questa mattina. Latisana, sì. Che hanno organizzato per le due foghere principali, quelle di Pertegada e quelle di Sabbio Nera, sono nelle prossime ore arriverà la conferma della data scelta per il rinvio. Sì. Sabbio Nera decide di spostare l'accensione sabato, stanno a dire la 28esima edizione della foghera della Tal Timent a domenica. Insomma, c'è un rinvio. Sì. Sostanzialmente tra sabato e domenica vengono fatti tutti i fuochi. Grazie al vice sindaco. Ed è Italietta. Noi facciamo questa rubrica. Sta avendo successo, le cose più impensate. Senza luce, riscaldamento ed acqua da 5 giorni. È l'odissea che sta vivendo Corrado De Pellegrin, 55enne di San Foca di San Quirino, invalido al 75%, costretto a vivere con una pensione sociale di 200 euro al mese. Secondo i terminali di Enel non avrebbe pagato le ultime bollette della luce per un importo complessivo di 139 euro, ma De Pellegrin, carte alla mano, sta cercando di dimostrare non solo l'errore, ma di essere addirittura in credito con la società di distribuzione dell'energia elettrica di 62 euro. Del fatto stati avvisati anche i carabinieri della stazione di Aviano. La disavventura per il 55enne che abita da solo in una casa immersa nella campagna di San Quirino è iniziata nei giorni scorsi, quando all'improvviso, senza alcuna comunicazione, si è visto staccare la corrente. Quello che sembrava all'inizio un disservizio
momentaneo. Ben presto, dopo non poche telefonate ai servizio clienti Enel, si è rivelato essere la conseguenza di un mancato pagamento. Bolletta alla mano, De Pellegrin, anche con l'aiuto di quattro amici, ha dimostrato l'errore. Da 5 giorni l'uomo vive praticamente al buio. Non solo, dal momento che la zona in cui vive non è servita da acquedotto, l'acqua viene pescata da un canale attraverso una pompa che deve essere azionata dall'elettricità, è impossibilitato anche a lavarsi. E come se non bastasse, per riscaldarsi ha messo in funzione una vecchia stufa a legna. Ma questa è l'Enel dei call center. Queste voci automatiche, e devi attendere, forse ti rispondono. Ma questo caso anche a Pordenone, Italietta, guardate. E io pago! Ci troviamo in un luogo che per alcuni è sacro. Alle spalle vedete l'aquila, è l'aquila del Friuli, quella che vediamo anche nello stemma della regione Friuli Venezia Giulia, sfondo blè con l'aquila, e sotto qui c'è anche una struttura. Questa invece è la bandiera del Friuli, in guerra. Quando il Friuli era in guerra usava questa bandiera, sfondo rosso e aquila gialla. E noi siamo in guerra con l'Italietta. Ogni giorno, da quando abbiamo deciso di fare questa rubrica, ci arrivano segnalazioni. L'ultima, ci sono due persone, ma una in particolare che ci ha chiamato, poi ci ha detto che ce n'è un'altra. Questa persona è da 6 giorni che attende che l'Enel riallacci l'energia elettrica. Cosa è accaduto? È accaduto che lui si è visto recapitare le bollette con anche la tassa relativa al possesso dell'apparecchio televisivo. È una farsa tutta italiana, perché di fatto è il canone, ma non è più canone per una legge che ha qualche anno. È il possesso dell'apparecchio televisivo, quindi tu non puoi esimerti da pagarla, a meno che tu non abbia in casa nessun televisore. Cosa ha fatto questa persona? Ha pagato la corrente che aveva consumato, ma non ha pagato la tassa di concessione per il televisore, perché da 20 anni non ha nessun mezzo per poter accedere ai programmi televisivi. A quel punto, 6 giorni fa, la corrente se n'è andata. Lui tra l'altro è un separato e ha un figlio a carico. La corrente non c'è più, non ci sono più luci, non ci sono più attacchi internet, non c'è più nulla, ma soprattutto non c'è più riscaldamento. Con un bambino piccolo. Si attacca al telefono e riesce a parlare con un call center. Ebbene, è da 6 giorni che continua a parlare con questi call center, che di volta in volta si diversificano. Ha fatto tutto quello che doveva fare, ha detto ho pagato l'Enel, ho pagato la concessione, documenti, finché esasperato si è rivolto ai carabinieri. E dalla caserma dei carabinieri sono partiti fax all'Enel, telefonate all'Enel, ed è un continuo rinvio, una continua farsa, dopo che lui ha fatto tutto quello che doveva fare, documenti, controdocumenti. Oggi siamo arrivati al 5 di gennaio e da 6 giorni continua questa farsa, nonostante i carabinieri abbiano loro stessi telefonato all'Enel, nonostante dalla caserma dei carabinieri siano partite le lettere con tutto quello che è stato fatto. Continua l'Enel a prendere in giro il cittadino. E questa secondo voi non è Italietta? E allora a volte bisogna mettere in campo l'aquila. Avevamo documentato con le immagini ieri sera nella puntata di Italietta l'oscurità che regnava sino alle 18, vedete, di ieri, nella corsia pedonale che dal via Rotto, dove insiste il parcheggio temporaneo, porta in via Montreale all'ingresso dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli.
Le proteste erano di molti telespettatori che per problemi personali o di parenti e amici si erano recati all'ospedale nelle ore notturne o nell'orario di visite dalle 19 alle 20. E qui abbiamo dimostrato, tra poco, pochissimo, no? Vediamo. Noi abbiamo dato la notizia il giorno prima, ieri vi abbiamo mostrato queste immagini, cioè per documentare il buio assoluto in quella striscia di terreno per poter accedere, e quest'oggi abbiamo avuto ieri ci hanno allertato, si accendono le nostre luci e continuiamo a vedere queste. Le luci dove sono? Sono accese. No, quelle di oggi. Sono queste qua, della notte. No, mi faccia vedere quelle della notte, dove sono quelle che ha fatto lei oggi? No, queste qua no, sono quelle buie queste. Ah no, sono quelle di... Scusami, hai ragione, sono io che faccio un po' di confusione. Ecco, non pensavo che avessi messo su le luci anche della notte, avevo messo io. Ti avevo detto di mettere le luci della notte che erano buie e le luci quelle, queste qua non è notte, hai capito? Per quello io mi ero un po' confuso. Vabbè, non erano accese. Questa sera, già da ieri sera, torniamo a vedere, le luci invece sono state accese. E dico, ci vuole poco. Ci aveva detto il direttore che aveva percepito, generale, aveva percepito, tanto sono ancora fioche queste lampade, non è che illuminino chissà cosa, però quantomeno sono accese. Già ieri sera avevano acceso le lampade, noi avevamo fatto il servizio l'altro ieri dicendo quello che accadeva, ieri abbiamo fatto vedere le immagini del buio assoluto, ieri sera l'accensione. È meglio tardi che mai e siamo contenti. Torniamo dunque a chiudere questa parte con l'ondata di gelo e neve, con le ultimissime, Arturo Puccillo, è il tecnico dell'Osmer, quindi cade a fagiolo. Prego Arturo. Buonasera a tutti. Allora, fronte freddo con una massa d'aria di origine artica è entrato sulla regione con raffiche di vento sostenute anche nei fondovalle in pianura e costa, forte il vento invece in quote, anche molto freddo. Abbiamo temperature ben sotto zero in montagna, valori sotto i meno 10, meno 12, ad esempio su località come Zoncolan e Lussari. La giornata di domani vedrà prevalenza di bel tempo, quindi correnti secche, ma molto fredde, venti sostenuti o forti in quota da nord e moderati o tratti sostenuti con qualche raffica temporanea su pianura e costa da nord-est, ma sarà molto freddo, temperature minime sotto i meno 5 in pianura, arriveranno localmente anche a meno 8, intorno ai meno 3, 0 sulla costa, massime appena sopra lo zero. E la giornata di sabato vedrà un calo del vento, salvo un po' di borino, sulla costa e un po' di nord-est moderato in quota, ma farà davvero molto freddo e in un contesto di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso. Avremo temperature minime tra meno 10 e meno 7 gradi sulla pianura, tra meno 5 e meno 2 sulla costa, massime probabilmente intorno allo zero, quindi qualche località potrebbe avere anche la cosiddetta giornata di ghiaccio, cioè con temperature minime e massime entrambe sotto lo zero. Già domenica però, a fronte di qualche modesto nuvolamento, avremo un aumento delle temperature, sia minime, che però rimarranno ben sotto zero ovunque, che massime, si riporteranno intorno ai 2-4 gradi positivi, e ancora più lunedì, quando le massime arriveranno anche a 5-6 gradi. O le minime che però si mantengono specialmente in pianura ancora sotto zero. Sulla costa invece queste tenderanno ad essere appena positive. Direi che per ora è tutto, una buona serata. Grazie, grazie dunque. Allora, buonasera direttore, siamo ai fiori della casera di Taiedo. Vogliamo chiedere gentilmente di avvisare che l'accensione della casera o falò del paese vicino agli impianti sportivi verrà inviata domani sera alle 20.45 a causa del troppo vento. Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri sulla ragazzina di 14 anni scomparsa da casa il 26 dicembre. I militari di San Stino, coordinati dalla compagnia di Portogallo, sono al lavoro in sinergia con i colleghi delle altre province, non solo venete, al fine di reperire informazioni utili sulla zona raggiunta dalla minorenne di origini marocchine, che già 3 anni fa, l'ho detto, si era allontanata da casa volontariamente dalla sua abitazione, in quel caso a Corbolone. Trovato invece il corpo senza vita di Giuliana Gerardi, 76 anni, scomparsa da casa a Gorizia il 1° di gennaio. Omar Costantini. È stata trovata priva di vita Giovanna Gerardi, 76 anni, che dal primo dell'anno aveva fatto perdere le tracce. La donna, residente a Gorizia, era uscita a Capodanno per una passeggiata con il suo cagnolino, ma all'imbrunire nessuno dei parenti l'aveva vista far rientro. Allertati i soccorsi, tutta la provincia di Gorizia e la zona di Nova Gorizia battuta al setaccio, ma senza esito. Nel primo pomeriggio il corpo senza vita della donna è stato scoperto a pochi metri dall'ex valico di frontiera di San Floriano del Colio, sul greto di un piccolo torrente, da un uomo sloveno che ha dato subito l'allarme. Dell'inseparabile amico a quattro zampe nessuna traccia. Non si esclude, tra le cause del decesso, l'ipotermia.
Scontro tra auto e camion questa mattina a Mestrino, nel Padovano, il bilancio di una vittima. Il servizio. Tragedia della strada questa mattina attorno alle 9 a Mestrino, in provincia di Padova. In località Arlesega, in via Mestrina, una Fiat Punto condotta da una donna di 74 anni ha tamponato un mezzo pesante fermo dal lato della strada. L'impatto, particolarmente violento, è stato fatale al passeggero che sedeva in fianco della donna. Si tratta di Alfredo Piva, 85 anni, che purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nello schianto. Sul posto il SUEM 118, che al suo arrivo non ha potuto far altro che constatare il decesso del residente. Ferite non gravi invece per la moglie, rilievi di legge affidati alla Polizia Municipale di Padova Ovest. A mettere in sicurezza i mezzi incidentati ci hanno pensato invece i pompieri di Padova. Una bambina sta ricoverata nell'azienda ospedaliera di Padova perché affetta da meningite pneumococcica. L'azienda in una nota ricorda che per la forma di meningite pneumococcica non sussiste alcun pericolo di contagio e quindi non è richiesta l'attuazione di misure di profilassi straordinarie delle persone che sono venute a contatto con l'ammalato nei giorni precedenti. Gentile direttore, vorrei riportare il fatto che mi è accaduto questa mattina. Sono Mauro, c'è nome e cognome, e abito a Prata di Pordenone, che è una località in provincia di Pordenone. Stamattina mi sono recato al centro medico di Prata per ritirare una ricetta riguardante una medicina che aiuta in quanto ho avuto un'operazione a maggio alla cistifeglia. Il farmaco aiuta a rendere fluida la bile. Alle 10.40 entro e mi reco allo sportello del centro medico di Prata per ritirare la ricetta. Trovo la tenda abbassata ed un cartello che diceva che oggi la segreteria chiudeva alle 10. Cosa volete, insomma? È la vigilia dell'Epifania. No, l'unico paese in Italia è l'Italia che festeggia l'Epifania. In un altro paese non ce n'è. E sapete chi ha voluto la festa dell'Epifania? A Roma. Se non sto scherzando, perché la festa dell'Epifania era stata tolta, eh? È stata tolta. Poi Roma si era incavolata. Parliamoci chiaro, Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Però, vigilia, alle 10 si tira la tenda. Vedendo all'interno le due segretarie, ho bussato gentilmente per due volte. Visto che nessuno delle due si è girata, mi sono allora abbassato chiedendo se per favore potevano darmi la ricetta che era pronta. La risposta è stata fulminante e precisa. Venga lunedì mattina. Ora so di essere arrivato in ritardo, ma penso che consegnare una ricetta non sia un lavoro così impegnativo. E dipende, sa, le braccia si alzano, hai male al muscolo, se sei abituato a star seduto, magari i glutei sono piuttosto larghi. E dopo un po', quando cominci ad avere un gluteo largo, due glutei larghi, fai fatica anche a alzarti, hai capito? E quindi alla fine dice, ritornerò lunedì mattina per ritirare la mia ricetta, puntuale alle 8. Questa è l'Italia. Io adesso sono un po' sdrammatizzato, però diciamoci la verità, chiudi alle 10, capisco se devi fare, non so, l'inizio, però non è una cartoleria, una tabaccheria, è un centro medico a Prata. Questo qui deve ritirare una ricetta, so che è arrivato con 40 minuti di ritardo, ma non è che fa piacere ad andare a ritirare una ricetta e prendersi un farmaco, no, a meno che non sia una canna, allora dici, vado anche, però è un farmaco per non star male. Sono queste le cose, insomma, che ti fanno un attimino. Preso la Guardia di Finanza al casello dell'Isert, noto professionista di furti compiuti in Trentino, il servizio. È stato arrestato in Friuli Venezia Giulia dalla Guardia di Finanza uno dei tre albanesi ricercati dal 22 novembre, ritenuto tra gli autori in concorso con altri connazionali di 51 furti in abitazione per una refurtiva del valore complessivo di 300.000 euro commessi nella provincia di Trento tra il 2015 e 2016. Lo riferiscono i carabinieri del capoluogo trentino, che spiegano come l'indagine condotta dalla stazione di Valle Laghi e denominata Mulli, smerigliatrice, aveva permesso di individuare e smantellare un sodalizio criminale composto da sei persone di origine albanese.
Alle prime luci dell'alba, una pattuglia della finanza impegnata in un servizio di controllo del territorio all'altezza del casello autostradale dell'Isert, direzione Venezia, ha fermato un'autovettura con a bordo tre cittadini albanesi diretti a Trento. Da un controllo effettuato alla banca dati, uno degli occupanti, Donaldo Pepa, è risultato colpito da ordine di cattura, quindi tratto in arresto e condotto al carcere di Gorizia. Andiamo a Cordenons, c'è stato un furto, un minorenne finisce in comunità, il servizio. Un 17enne straniero, residente in provincia di Pordenone, è stato collocato in una comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura dei minorenni di Trieste. La Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha accertato che era stato proprio il giovane a commettere un furto in abitazione a Cordenons lo scorso novembre. L'indagine è stata seguita dalla squadra mobile. Intanto il nuovo anno si è aperto all'insegna dei furti in abitazione, sempre a Cordenons. Diverse le case che tra il 31 dicembre e il 1 gennaio sono state visitate dai soliti noti, che approfittando dell'assenza dei padroni sono entrati senza dare nell'occhio, sono riusciti a rubare soprattutto soldi contanti e monili in oro. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Ad essere colpite in particolare sono state le case di via Vial a Sclavons e via Stradella. Un problema, quello relativo ai raid della Dreschi, che il comune sta cercando di contrastare con tutti i mezzi a disposizione. Terrorismo, tra l'altro oggi hanno espulso un altro tunisino, in questo caso da Ravenna. In questo caso invece il marocchino espulso da Padova aveva fondato un centro islamico nella città del Santo. Nel PC trovati gli obiettivi sensibili da colpire. Alessio Conforti. Era stato tra i fondatori del centro islamico Al-Hikma di via Turazza a Padova e nel suo computer le forze dell'ordine hanno trovato foto di centri affollati, bersagli di un possibile attacco terroristico. Il marocchino di 32 anni espulso ieri dalla polizia di Padova a seguito di un decreto del ministro degli interni Marco Minniti ha preso il volo per Casablanca partendo dall'aeroporto di Malpensa. Abitava a Mortise e girava per i mercati della provincia euganea vendendo calzini, non faceva parte di una rete organizzata e non era un reclutatore per conto dello Stato islamico. Era tuttavia un seguace salafita e considerava infedeli non musulmani ma anche i musulmani che si avvicinavano agli infedeli. A Padova era arrivato nel 2007 e tre anni più tardi aveva sposato una giovane moldava dalla quale ha avuto una figlia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato parecchio materiale al nordafricano, video di propaganda contro l'Occidente, ma anche file audio con sermoni di imam salafiti. E poi foto che ritraevano i luoghi più affollati del centro della città. E ancora materiale informatico dal quale è emersa la volontà di compiere un particolare dovere verso il proprio paese partecipando ad un evento non meglio precisato. Denis Marlo, psicologo. Sì, sono sempre più le paure e la psicosi legate al terrorismo, soprattutto dopo il fatto della giornata di ieri che girava sui social, su WhatsApp, un messaggio da parte di una donna che ha allarmato, diciamo, tutto quanto Nord Italia. Queste persone bisogna chiaramente punirle, cioè avere proprio il pugno duro, perché chiaramente vanno a creare ancora più disagio e buttare benzina sul fuoco. Come possiamo fare per cercare di superare questa paura? Innanzitutto cercando di, appunto, informarci in modo consapevole, stabilire quali media utilizzare per capire da dove arrivano le fonti, se c'è veridicità sulle notizie, cercare di migliorare i propri riflessi, cioè ripensare a come ho reagito a un'emergenza per prepararmi al meglio per una potenziale nuova emergenza. Questo per avere un po' di effetto calmante. Poi soprattutto, come ho già ripetuto, mantenere la propria routine, quindi le proprie abitudini di vita, continuate a fare sempre le stesse cose, non preoccupatevi, aumentate l'esercizio fisico che aiuta a diminuire lo stress, cercare di divertirsi è un altro suggerimento, quindi cercate di essere felici, anche se gli altri sono stati più sfortunati di te. Impara dalla paura, non è un'emozione negativa, ma
è un campanello d'allarme che ti aiuta a superare dei futuri ostacoli e quindi ci aiuta a migliorare, diciamo, il nostro status mentale. Entriamo in un locale, che cosa fare? Guardiamo subito quale può essere la via d'uscita in caso di un'emergenza, per esempio. E se invece il problema è ancora più grande, nel senso che ho paura di uscire da casa, non riesco più a mettermi sulle scarpe, cosa fare? Fatevi aiutare da una persona specializzata, da uno psicoterapeuta, da qualcuno che vi può stare a fianco. Dennis Magro, grazie psicologo. Si è costituita, ne parlava prima Dennis, in questura Udine, la donna che ha fatto circolare sui social network appunto questo messaggio audio relativo ad un attacco terroristico, facendo pure i nomi anche di 4 strutture commerciali. Il servizio da Udine, Omar Costantini. Una donna di 43 anni di Udine si è presentata nella serata di ieri alla questura del capoluogo friulano ammettendo di essere l'autrice di un messaggio audio su WhatsApp circolato ieri che paventava attacchi terroristici a centri commerciali e outlet delle province del Friuli Venezia Giulia. Il messaggio, complice anche il clima di allerta dopo recenti attentati a Berlino e Istanbul, era stato rapidamente condiviso soprattutto nell'area del nord-est, ma altrettanto rapidamente era stato smentito. La questura di Udine in una nota ribadisce che il livello di attenzione delle forze di polizia è attualmente massimo. Si invitano quindi i cittadini a rivolgersi alla questura o altre forze dell'ordine nel caso in cui vengano a conoscenza di informazioni che, anche a loro parere, possono costituire elemento interessante. Roberto Ceraulo, il sindaco di Sacile, immagino che date fuoco alle come li chiamate? Foghere o pane e vin? Pane e vin. Foghere sono nel Veneto. Sì, pane, ma insomma, pane e vin. Veneto. L'accendete voi o avete deciso di non... No, ci sono alcune iniziative. Perché molti comuni hanno deciso di... Ma ho sentito, per esempio, il collega di Polcenigo per le questioni del vento e compagnia, ma nel situazioni di pianura come le nostre, non essendoci problemi di boschi vicini che possono prendere fuoco, l'ARPA ha dato il via libera. Prego, commisso. Sì, allora sindaco, parliamo di opere pubbliche, si è aperto il 2017, ci sarà un trittico importante anche di lavori che la cittadinanza aspettava da molto. Quali le opere quindi importanti che verranno realizzate? Beh, guarda, in particolare noi siamo soddisfatti perché 2 giorni fa abbiamo finalmente siglato, lo sottolineo 3 volte perché è servito un anno di procedure burocratiche per riuscire ad arrivarci, ma abbiamo siglato il contratto per i servizi di progettazione di questa benedetta e famosa ormai Gronda Est, che è la strada che farà da circonvallazione a est dell'abitato di Sacile. E quindi da adesso entriamo nella fase operativa, il finanziamento c'è già e quindi insomma finalmente una cosa della quale parliamo da anni, i sacilesi ormai penso tutti abbiano capito che quando si parla di Gronda non si parla di un'opera idraulica ma si parla di una strada e ripeto, passiamo nella fase operativa. E allo sbocco di questa strada nella zona di San Odorico, negli ultimi giorni del 2016 siamo riusciti anche ad acquistare il terreno dove pensiamo di costruire la nuova scuola, variante urbanistica e progetto per portarci ancora più avanti, ma la prossima settimana invece un'altra importantissima scadenza, la sigla della convenzione per il recupero delle centraline. Anche qui le centraline idroelettriche sono un elemento importantissimo per la nostra città, non abbiamo potuto realizzarle in proprio perché il patto di stabilità ce lo ha impedito, le facciamo in project financing, però il comune avrà di ritorno, la comunità avrà di ritorno le opere per la regolazione delle piene, in particolare con gli scarichi di fondo, e quindi un progresso davvero molto importante e molto atteso. Bene. Grazie al sindaco di Sacile Ceraulo. Allora, si è fatto un gran discutere di questo WhatsApp, però quello che avevamo proposto ieri invece è autentico. Questa è la lettera, insomma, che è stata diramata dalla frontiera per Friuli Venezia Giulia, storia di polizia di frontiera, il 1° di gennaio. Nella 4ª zona di polizia di Udine ha comunicato a seguito della nota ministeriale di un possibile attacco terroristico di matrice islamica tra il 2 e il 6 di gennaio. Con l'impiego anche di droni nonché di autovetture oggetto di furto, quanto sopra per la massima attenzione e cautela nei servizi. Questo è quanto mi pare che la procura abbia già aperto, no, un'inchiesta. Perché? Lasciami la domanda. Perché? Direttore, è scattata un'indagine proprio per rivelazione di segreto d'ufficio, cioè era un atto secretato che qualcuno... Ma chi l'ha detto che è secretato? A causa di... era una comunicazione interna. Ma fa più... Per me possono aprire tutte le indagini che vogliono, no?
mi viene più da ridere quando prendono i banditi, no? E li mettono fuori un'ora dopo che sono stati arrestati, banditi, e che stanno già scappando dall'aeroporto, che per fortuna, per queste sono cosucce, insomma, sono medaglie d'oro al valore. Vabbè, aperto l'inchiesta, arance, pomidori e carubole. Va bene, Emanuele Lo Perfido è qui con noi. Ciriani e Lo Perfido, redistribuire i profughi nei comuni che ne hanno meno. So che oggi è stato tra l'altro il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico che si è ritrovato dopo quanto accaduto con l'afgano preso a cinghiate o con la catena, non capisco bene, insomma, via discorrendo, però dite ne abbiamo troppi, così non so. Abbiamo analizzato i dati riguardante il flusso dei richiedenti asilo in provincia di Pordenone. Allora, avete visto tutti che il Ministero dice che dovrebbero esserci 2,5 ogni 1000, poi 2,5, essendo esseri umani parliamo di 3. Non possiamo dividere in metà. 3 ogni 1000. Allora, secondo questi dati, intanto risulta evidente che il Friuli Venezia Giulia è già oltre, e quindi per questo veramente chiediamo a chi ci governa di dire basta, c'è qualcun altro che deve dare il proprio contributo. Ma poi in provincia di Pordenone noi stiamo ospitando in questo momento 918 richiedenti asilo. Pordenone, secondo la statistica, secondo la proporzione che ci è stato prospettato dal Ministero, dovrebbe ospitarne appunto 3 ogni 1000, e quindi dovrebbe ospitarne sui 153. Invece Pordenone ne sta ospitando 363. Quindi il comune di Pordenone, i cittadini pordenonesi, gli amministratori di Pordenone, che sono quelli dipinti dall'opposizione come cattivi, fascisti, stanno facendo più del doppio del loro sforzo, e lo sforzo è stato, che stiamo facendo, quello di fare in modo che ci sia meno impatto possibile. Perché se è vero che dicono noi CIE perché ci sono troppe aggregazioni che possono diventare una bomba di carattere sociale, allora c'è questo modo di accogliere in modo diffuso, Pordenone sta facendo più di tutto. Mentre risultano che comuni amministrati dal centro-sinistra, tipo San Vito, tipo Porcia, tipo Roveredo, potrebbero dare il loro contributo, quando in questo momento ne stanno ospitando tipo Roveredo soltanto 7, Porcia soltanto 12, quando potrebbero ospitarne 46, o anche San Vito, che ne sta ospitando 13, potrebbero ospitarne 45. Allora, quando l'opposizione ci dice che noi siamo coloro i quali non sanno gestire, chiedo di impegnare il loro tempo a parlare con i sindaci di centro-sinistra del territorio pordenonese e fare in modo che anche loro facciano il loro dovere, perché l'amministrazione Ciriani sta facendo molto più del proprio dovere, stiamo cercando di fare in modo che questo non ci sia, non crei una bomba di carattere sociale, perché quello che ha appena letto lei direttore riguardante le risse che ci sono state sono veri e propri fenomeni che a Pordenone non vogliamo vedere, ed è per questo che chiediamo a tutti i comuni della provincia di Pordenone di fare il proprio dovere e cercare di avere almeno 3 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Grazie Lo Perfido, assessore comunale alla sicurezza. Allerta terrorismo, dicevamo, in tutto il nord-est dopo la circolare del 1 gennaio. Alessio Conforti. Una festività dell'Epifania così monitorata e controllata forse ancora non l'avevamo vista. Eppure, dopo la circolare del 1 gennaio che si rifà ad informazioni dei servizi segreti di un paese straniero e rilanciato anche dalla Questura di Venezia, l'allerta antiterrorismo non potrebbe che essere al massimo in tutto il Triveneto. In particolar modo l'attenzione sarà alta nel capoluogo lagunare, ma anche a Tarvisio, luogo di confine. Il procuratore antiterrorismo di Venezia, Adelchi Di Polito, ha già avuto modo di dire come non vi siano obiettivi particolari o presi di mira. Una minaccia concreta su un luogo concreto non c'è, ma l'attenzione è comunque al massimo. Le maglie dei controlli sono serrate anche perché il pericolo potrebbe arrivare, come detto, dall'alto. Il timore è che oltre ai veicoli rubati possano essere utilizzati infatti particolari droni modificati in grado di causare danni magari con piccole cariche esplosive. Si raccomanda, si legge nel documento del 1 gennaio, di mantenere un elevatissimo e costante livello di attenzione nello svolgimento dei servizi e di procedere ad un accurato controllo delle persone che in luogo pubblico risultino in possesso di droni. Andiamo in Veneto, l'ospite, ci dovrebbe essere l'ospite, grazie. Sì, con noi Anita Fiorentino, docente di un istituto portogruarese. Parliamo di terrorismo, ma parliamo anche di quanto difficile è in un particolare contesto spiegarlo magari ad una classe di giovani, a qualcuno che magari alza la mano e chiede: maestra, ma che cosa sta succedendo?
Buonasera. Non è semplice, non è semplice assolutamente. Diciamo che in Italia, almeno per il momento, perché grazie a Dio, insomma, non è accaduto nulla, anche se c'è sempre questa allerta, questa paura, perché insomma i paesi a noi molto vicini, in Francia, in Germania, sono successe di queste cose. Diciamo che in realtà l'approccio con i bambini dipende poi dall'età dei bambini. Ad esempio il presidente di Child Mild afferma che i bambini tra i 6 e i 10 anni, i bambini con i quali io lavoro tutti i giorni, permettere loro di conoscere i fatti con delle domande specifiche che loro possono fare in ogni momento, nel momento nel quale si parla di questo, e cercare di dare risposte chiare, chiare e senza, diciamo, spaventarli. Certo. Quindi anche la parola terrorismo, cercare di far capire loro che non tutti i musulmani sono dei pazzi e folli che mettono bombe e che ammazzano gente, ma che ci sono degli uomini che in realtà si comportano in questo modo perché chiaramente non siamo in guerra, ma in realtà loro vorrebbero creare una situazione di terrore. Quindi cercare loro comunque di non spaventarli, di non entrare nei particolari parlando di morti, parlando di feriti, e cercando quindi di permettere loro di porre domande all'insegnante, l'insegnante di essere chiara nelle risposte. Bene, assolutamente, un compito chiaramente difficile, ma che probabilmente potrà, diciamo così, presentarsi al rientro, no? Dalle certamente, feste. Certamente. Grazie a lei. Buonasera. Linea buonasera. Direttore. Doppiava il film, non pagava le tasse, scoperto dalla Guardia di Finanza, nei guai un noto attore professionista triestino. Il servizio. Un doppiatore cinematografico FZ di 52 anni, completamente sconosciuto al fisco, è stato scoperto e segnalato dalla Guardia di Finanza di Muggia, in provincia di Trieste. Il professionista, triestino d'origine ma abitante da diversi anni nella capitale, ha doppiato diverse pellicole famose, ma secondo le Fiamme Gialle non avrebbe dichiarato redditi per circa 260.000 euro per gli anni d'imposta 2011 al 2015. I militari ne hanno ricostruito il volume d'affari attraverso le banche dati del corpo, integrate da documentazioni e controlli. Incendio invece all'alba in un centro estetico a Portogruaro, i danni sono ingenti. Vigili del fuoco al lavoro nella notte a Portogruaro per l'incendio sviluppatosi all'interno del centro estetico La Dolce Vita di via Zambaldi. Siamo a pochissimi metri dalla rotonda dello stadio Mecchia. Attorno alle 5.15 i pompieri della città dell'Emene assieme ai colleghi di San Donà di Piave hanno domato le fiamme sviluppatesi all'interno dei locali che ospitano i solarium. Le fiamme, nonostante il tempestivo intervento, avevano già danneggiato diversi macchinari oltre alla stanza in questione. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti. A far scaturire il rogo, secondo un primo rilevamento dei vigili del fuoco, un cortocircuito di natura elettrica che in poco tempo ha dato il là alle fiamme. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate quasi 4 ore. I danni all'attività commerciale sarebbero invece importanti, ma i titolari, terminati gli accertamenti dei vigili del fuoco, si sono già messi al lavoro per riaprire nel tempo più breve possibile. Parliamo ancora di sicurezza, in questo caso nelle fabbriche, con l'ospite. Esatto, Lorenzo Tumino, quanto c'è da fare nel 2017? C'è sempre da fare tanto, quando si parla di sicurezza sul lavoro, il lavoro non è mai finito, perché andare a lavorare, bisogna andare a lavorare per portare a casa lo stipendio e tornare a casa. Do due dati per capire come è andato il 2016, ci sono stati 641 morti. Diciamo che c'è stato un calo rispetto al 2015. Parla di Veneto? Sto parlando di nazionale. Poi passiamo al Veneto. Diciamo, il quadro nazionale dice che c'è stato un calo del 3,9% rispetto al 2015, però, e il dato è sensibilmente importante, c'è stato un aumento dello 0,7% rispetto al 2008. Per spiegare cosa? Che inevitabilmente la crisi, che è iniziata proprio nel 2007-2008, ha inciso in fatto di investimenti rispetto al settore sicurezza. Se guardiamo il dato nel dettaglio, il Veneto si classifica al terzo posto con 57 morti, in testa c'è la Campania. Il Friuli è un momentino sotto, anche chiaramente come bacino lavoratori è inferiore, è a 12 morti. Questo per dire cosa? Che c'è sempre lavoro da fare,
ci sono aziende che investono molto e vengono anche premiate. Non tutti i consulenti però mettono a disposizione delle aziende le informazioni necessarie. Cioè lo Stato comunque anche per il 2017 ha messo sul piatto non tantissimi soldi, ma ci sono. Cioè se un'azienda presenta dei progetti non solo in investimento, in produttività, ma anche in sicurezza, ha un bel premio. E l'INAIL, se i dati sono in calo, c'è un ulteriore sconto rispetto a quella che è la parcella INAIL per le aziende. Quindi investire in sicurezza è lungimirante anche a livello economico per l'azienda. Quindi anche la prevenzione in questo senso? Sempre, sempre. La prevenzione va sempre fatta, dentro e fuori i luoghi di lavoro. Ecco, quindi questo è anche un auspicio, no, per questo nuovo anno, continuare a investire ma anche fare prevenzione. Certamente, infatti su questo lo Stato si sta attivando, quindi ha obbligato comunque le aziende a aumentare quelle che sono le ore formative per tutti i dipendenti. Grazie Lorenzo Tummino, linea che può tornare a Pordenone. Bilancio 2016 della Polizia Ferroviaria in Friuli Venezia Giulia, il servizio. Sono state 9.711 le pattuglie impegnate della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nei controlli sui treni e nelle stazioni nel corso del 2016, 1.417 in azione anti-borseggio. Nel corso dello scorso anno sono stati scortati 7.400 treni con 3.534 pattuglie a bordo in uniforme. Vigilanza e controlli sono stati effettuati avendo come obiettivo la salvaguardia dell'incolumità pubblica nell'intera area di competenza della Regione lungo tutte le tratte ferroviarie. Le operazioni di polizia hanno portato all'identificazione di 16.614 persone, 8.427 straniere, di cui 657 regolari. Sono state arrestate 22 persone, 16 straniere, e denunciati 130 cittadini italiani e 518 stranieri. Allora, continuano le proteste dei cittadini in merito alle Poste. Mi ha chiamato tra l'altro una persona che conosco benissimo, persona degnissima, di Roveredo in Piano, abbonato a dei quotidiani, quello del 22 dicembre le è arrivato oggi, e lui deve disdire agli abbonamenti, quello del 22 dicembre è arrivato oggi, 5 gennaio. Siamo veramente, io sinceramente vedo anche le lettere mandate dagli sindaci alla dirigente delle Poste, io sinceramente rimango sempre sbigottito da questo comportamento, è incredibile, cioè quotidiani, 22 dicembre è arrivato oggi, 5 gennaio, a Roveredo in Piano, e quando ci arrabbiamo è anche per questo, come aveva sottolineato lo stesso Mario Pujatti nel precedente collegamento con il Fungitopo, eccolo qui. Salve, sul piano delle Poste io aspetto sempre che sindaco e prefetto facciano qualcosa, perché la situazione è intollerante, i giornali ormai ne scrivono tutti i giorni, l'esempio che ha citato il direttore è uno dei tanti, io ieri, anzi l'altro ieri, ho ricevuto una raccomandata spedita a Trieste il 20 dicembre. Va bene, in questi giorni sui giornali, a livello di notizie, sono due cose fondamentali di cui si parla. Una è la questione della gestione dei profughi. L'altra è l'uscita del capo, del gerarca del Movimento 5 Stelle. Grillo ha scoperto che bisogna cambiare registro, e quindi il Movimento 5 Stelle ha sostenuto fino a pochi giorni fa che i politici indagati che ricevevano un avviso di garanzia, si chiama avviso di garanzia e serve per tutelare la persona, dovevano immediatamente dimettersi. Frugando su un po' di carte, oggi per esempio ho visto una richiesta di Di Maio di un anno fa, con cui chiedeva le immediate dimissioni dell'allora ministro degli interni Alfano, perché pareva che fosse indagato. Ecco, Alfano, secondo Di Maio, doveva dimettersi seduta stante. Bene, visto che l'aria non è più quella di un tempo,
soprattutto a Roma, visto la situazione del municipio di Roma con la sindaca 5 Stelle, il cui braccio destro sta in galera con una serie di assessori dimessi, insomma con putanaio che c'è, forse era bene, come dire, tappare qualche buco, e quindi si è inventato questo nuovo regolamento, eccetera. Mi fermo qua, insomma, è una cosa buffonesca, d'altronde viene da Grillo. Una cosa molto più seria è la gestione dei profughi. Un paio di giorni fa è successo un casino in provincia di Venezia, c'è stata una ragazza che è morta, una rivolta da parte delle persone che stavano là, eccetera. Allora, in quel posto che è un'ex caserma ci sono circa 1400 persone e la capienza stimata è di 200. Ecco, così per dire. Il ministro, il nuovo ministro degli interni Minniti, ha detto che bisogna fare un centro per la regione con 200 posti per gestire 2000 persone, eccetera. C'è stata la rivolta, no? Nessuno li vuole. Prima lo perfido faceva i conti su quanto toccherebbe. Non entro su questo tipo di matematica, dico soltanto che questa è una vicenda che deve essere gestita. Dobbiamo avere la capacità di gestirla, perché o queste persone le ammazziamo e quindi il problema è risolto alla radice, ma questo non lo dice nessuno, per fortuna, oppure bisogna avere la capacità di gestirle. In tutta questa partita di questa ragazza morta, c'è una cosa secondo me scandalosa, vergognosa, che mi ha fatto incazzare tantissimo. Su Repubblica di ieri, ma dopo è stata ripresa da tutti i giornali, si dice, allora, aperte virgolette, Sandrine, questa ragazza di 25 anni morta, aveva interrotto volontariamente una gravidanza alcune settimane fa. Chiuse virgolette, chi lo dice? Il sindaco di Cona, Alberto Panfiglio. Non so cosa c'entra questa cosa con la vicenda, ovviamente nulla, però questa dovrebbe essere una cosa, come dire, tutelata dal segreto. Perché sta cosa è uscita dall'ospedale? Perché il sindaco l'ha saputa? Non solo, ma la racconta ai giornalisti, non si capisce che senso abbia. Quindi, se ci fosse una magistratura seria, visto che il segreto è tutelato dalla legge, dovrebbe procedere d'ufficio, perché in questo paese vige l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti di questi signori, che sono dei cialtroni. Alla prossima. Allora, ieri sera si è spento a Bologna un grande giocatore di calcio, un friulano. Mi dice nulla Haller? In giallo-blu, il Bologna dello scudetto. Lui era la testa d'ariete, il capocannoniere. Ezio Pascutti, friulano di Chiasielis, grande alla sinistra, protagonista di quel Bologna che nel 64 vinse lo scudetto giocando come in paradiso. Il servizio, Omar Costantini. Si è spento a 79 anni nell'ospedale di Bologna, dove si trovava ricoverato per un peggioramento della malattia che l'aveva colpito qualche tempo fa, Ezio Pascutti, indimenticato calciatore che negli anni 50 e 60 ha calcato con la maglia del Bologna per 14 stagioni la massima serie. Ezio Pascutti è nato a Chiasielis di Mortegliano, in provincia di Udine, il 1 giugno del 1937. Fin da ragazzino si distingue per le sue doti con il pallone tra i piedi, largo sulla fascia sinistra, dribbling secco, scatto fulmineo e palla in rete. Dopo la guerra fa il suo debutto giovanissimo nel Pozzuolo, mettendosi in luce per la sua efficacia sotto porta. Viene notato dall'Udinese, ma su consiglio del fratello maggiore firma per la Saici Tor Viscosa in quarta serie. Lo nota Giuseppe Viani, il Gipo da Nervesa della Battaglia,
il primo manager con il ruolo di allenatore e direttore sportivo del calcio italiano all'epoca al Bologna. Saranno 14 stagioni indimenticabili sotto le due torri, culminate con lo storico scudetto del 64, vinto sull'Inter nell'unico spareggio disputato fino ad oggi in Serie A dall'avvento del girone unico. Alla sinistra d'attacco un 9 per il fiuto del gol e la furbizia con cui uccellava portiere e marcatori diretti, 11 di fatto sulla schiena perché partiva largo sulla fascia e poi pungere in diagonale. Faceva ammaliare ma anche arrabbiare. Tra i tanti meriti sportivi, Pascutti ha detenuto per moltissimo tempo il record di reti consecutive in campionato, 10, infranto nel 94 da Gabriel Batistuta. 296 presenze in Serie A con 130 reti realizzate, tutte con la maglia rossoblù. 17 le presenze nella nazionale maggiore, con 8 reti realizzate, ha partecipato ai mondiali del 62 e del 66. Proprio in nazionale gli viene appioppato il termine cattivo. 13 ottobre 1963, Unione Sovietica-Italia, andata per le qualificazioni alla fase finale della seconda Coppa Europa per Nazioni. Tra i presenti i vertici del Partito Comunista Italiano, 23esimo minuto di gioco, entrataccia del terzino sovietico Dubinsky, di quelle che rompono. Pascutti si gira, lo prende per il collo, mima il gesto del cazzotto. Il terzino fa la finta, cade a terra e l'arbitro ci casca, sbattendogli in faccia il rosso, guadagnando anzitempo la doccia dell'allora stadio Lenin di Mosca. Una macchia cancellata sul campo, ma ricordiamo quel magico Bologna tricolore in cui però Pascutti non giocò lo spareggio per infortunio. Negri in porta, Furlani si è pavinato i terzini, i due friulani al centro della difesa, Tumburus, stopper, e Janik, il libero. Fogli mediano a sostegno, Bulgarelli il regista, Perani e Pascutti le ali, Nielsen il centravanti e Haller il rifinitore. L'allenatore, il professor Fulvio Bernardini. Con quella squadra era come giocare in paradiso. Altri tempi, altro calcio. Doveroso il ritorno di Pascutti. Il problema del calcio rende noto invece il passaggio dell'attaccante classe 94 Paolo Azzi al Siracusa, Lega Pro, Girone C. In questa prima parte di stagione Team Cup e Coppa Italia di Lega Pro, compresi l'attaccante brasiliano di proprietà della Tombense, ha totalizzato 9 presenze e realizzato 2 reti. La società augura a Paolo le maggiori e migliori fortune per il proseguo della sua carriera. Il gelo frena la Dakar di Alessandro Ruoso, il 35enne polonese scende al 45esimo posto, ma ora è secondo degli italiani. Alberto Comisso. Le insidie per lui sono una costante. Alessandro Ruoso, 35enne pordenonese, è abituato a gareggiare in condizioni estreme, le stesse che ha incontrato ieri nella terza tappa della Dakar in corso di svolgimento in Sud America, quando, dopo una prima parte trascorsa a combattere con sabbia e caldo infernale, si è trovato all'improvviso, salendo in quota sino a 4.000 metri, a fare i conti col grande gelo. Sfortuna ha voluto che Ruoso, in sella alla sua fedelissima KTM, partendo un po' più indietro rispetto ai diretti avversari, tra l'altro passati con una condizione meteo favorevole, si sia imbattuto in una tormenta di nevischio e grandine che ha rallentato di molto la sua performance. Nonostante ciò è riuscito a rimanere in sella senza commettere errori. Purtroppo insieme al suo team non è ancora riuscito a risolvere i problemi legati alle sospensioni anteriori della sua moto, ciò lo obbliga a correre un po' a rilento. Il biker pordenonese, dopo la terza tappa della Dakar, è sceso al 45esimo posto nella classifica generale, in compenso però è secondo tra gli italiani. Avanti così campione, non mollare. La strada è ancora lunga. E noi lo seguiamo. Allora andiamo a Udine, vediamo che c'è un ospite. Grazie. Sì, Claudia Gallanda con noi in studio per parlare di orti, perché a Udine si può coltivare l'orto? Sì, beh, basta avere buona volontà e un po' di olio di gomito e voglia di fare. Senta, cosa consiglia ad esempio per chi vuole farsi l'orticello nel piccolo strato, in un appartamento magari o comunque in una casa in centro a Udine? Cos'è che consiglia? Beh, se uno ha poco spazio io consiglio anche dei vasi abbastanza capienti, per dire, mia madre ha vicino a casa il prezzemolo, il sedano, tutto miniaturizzato per una persona, tutto quello che serve. Insomma, un modo anche per riscoprire e non dimenticare la propria friulanità, no? Sì, beh, anche perché, per dire a cosa c'è di meglio, ad esempio, anche il prezzemolo fresco appena preso, due patate lesse, certo. Sono la fine del mondo. Il famoso insomma. Chilometro zero a portata di mano. Sì, infatti, appunto, basta anche poco, anche il pomodoro, se uno non ha granché spazio, anche sul terrazzo, e
Sì, senza problemi. Poi se uno ha la fortuna di avere spazi un po' più grandi, uno valuta in base al tempo che ha il tipo di verdura da mettere, insomma. Senta, Udine, tra l'altro ci sono presenti diverse aree dove sono cosiddetti orti cittadini, no? Sì. Stanno funzionando bene? Ah sì, so che chi è andato è contento, c'è questa rotazione, poi è un modo anche per, soprattutto per persone pensionate, o qualcuno senza lavoro, sia per arrotondare sia per anche socializzare, magari fare ogni tanto anche una serata insieme o quant'altro. Senta, abbiamo ancora 20 secondi, meglio concimare con lo scarto di lavorazione della mucca o con lo scarto di lavorazione del cavallo, secondo lei? Secondo me sono abbastanza, diciamo, equivalenti, poi chiaramente il problema è anche trovarlo ultimamente perché è una cosa in via di estinzione. Bene, grazie a Claudia Gallanda per il suo intervento, la linea torna a Pordenone al direttore. Veneto, grazie, Veneto, eccolo là, grazie. Ci siamo, Diego Collovini, presidente dell'ANPI provinciale di Venezia, buonasera. Tanti presidi anche nel 2017 ed anche tanti momenti, no? Nei quali portare avanti la vostra operatività sul territorio. Sì, statutariamente l'ANPI ha una delle sue funzioni, è quello della memoria attiva. Ed è chiaro che uno degli elementi che ci porta a riflettere sul passato sono gli appuntamenti che abbiamo qua fra poco, il giorno della memoria, il 27 di gennaio, e il giorno del ricordo. L'ANPI a livello nazionale ha promosso ancora 2 anni fa a Milano una importante conferenza, seminario su questioni relative al confine orientale. Ne è uscito un documento che è stato tra l'altro vagliato anche con studiosi sloveni e croati, che dovrebbero in qualche modo mettere un punto fermo almeno su una parte della storia. Il resto sarà chiaramente dedicato poi alle celebrazioni che avremo all'interno del 25 aprile, ricordando chiaramente anche tutte le iniziative adesso collegate e anche come diciamo riflessione per quanto riguarda la riforma della Costituzione. Ricordo che l'ANPI si è impegnato per il no per il referendum che si è svolto il 4 di dicembre, e non certamente nelle convinzioni di dare un no, diciamo, politico, quanto piuttosto per mettere in evidenza che la nostra Costituzione ha anche bisogno di essere riletta e anche adattata ai tempi e ai cambiamenti che sono necessari in tutte le società. Bene, chiaro, grazie a Collovini, grazie per essere stato con noi. Linea che può tornare. E auguri a tutti i telespettatori. Grazie, auguri anche a lei. Linea al direttore. Una donna suona il campanello dell'abitazione di un'anziana, la quale va ad aprire. Appena socchiude la porta viene strattonata dalla sconosciuta, che accompagnata da una complice entra in casa cercando di fare tutto quanto le capitava sotto mano. Poi le due donne, forse spaventate dalle urla dell'anziana e dal sopraggiungere di una parente, sono fuggite a bordo di una vettura dove le aspetta un uomo. Il fatto che ha destato vasta impressione in tutta la zona è accaduto nella frazione di Gradisca di Sedegliano, in una villetta dove abita Valentina Macoritto, vedova a Mezzavilla, mamma tra l'altro del generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri Maurizio De Talmo Mezzavilla. Io ho sempre detto mai aprire agli sconosciuti. Già, anche se si conoscono, sempre, ma agli sconosciuti mai, assolutamente mai. Musica live, DJ e via discorrendo. Continua la grande festa a Pordenone per questo Natale 2016-2017. Una notizia che farà sinceramente piacere, che è stata prorogata l'apertura fino a domenica 15 gennaio della pista del ghiaccio in piazzale Ellero dei Mille, che vede sempre comunque famiglie presenti, no? Famiglie presenti con bambini e con anche adolescenti, ma anche adulti, che sono letteralmente impazziti per questa pista sul ghiaccio approntata e che ha visto sino ad oggi 5.000 persone arrivarci
questa è stata un'altra trovata del comune dopo 20 anni di chiusura, e qualcuno continuava a dire ma c'è il monumento ai caduti. Io penso che il monumento ai caduti, quei caduti erano felici di vedere giovani che invece di andare a drogarsi o a bersi l'alcolico erano là che ridevano e scherzavano. E poi quando si pensa a quel monumento ai caduti bisogna pensare anche che bisogna pulirlo quel monumento, e qualche anno fa io stesso da questi teleschermi puntavo il dito perché era diventata una discarica a cielo aperto, quindi quando c'è vo. Tutto è pronto per i riti epifanici in Friuli, anche se per la verità a causa del vento abbiamo visto molti sono stati posticipati alle giornate di sabato e di domenica. Omar Costantini. Con il calar dalle tenebre sono iniziati i riti epifanici legati al fuoco in tutto il Friuli nella Bisiacaria. Tra Panevin, Foghere, Fugarellis e Cabosse, fino all'accensione domani sera alle 19 del Pignarul Grant sul Monte di Coia a Tarcento, quest'ultimo unico rito riconosciuto per capire se il 2017 sarà buono o cattivo. Anche le iniziative religiose collegate all'avvento pagano, come la messa del Tallero a Gemona del Friuli e quella dello Spadone a Cividale. Tornando al fuoco e alla direzione del fumo, sarà il vecchio venerante a leggere il responso. Morale: se il fum al va su Reli a Mont, chiappa il sac e va pal Mont. Se il fum al va su Reli Yevat, chiappa il sac e va al Marchiat. Domani è il giorno dell'Epifania, quindi la Befana, del Vigile, tante manifestazioni. La nostra rete televisiva alle 19 e poi in replica andrà a proporre l'ultimo incontro sotto l'albero, che ha riscosso, devo dire, tanto successo e quindi molti ci hanno richiesto di riproporlo. Parleremo di bullismo, parleremo di vaccini, parleremo insomma di situazioni, parleremo poi con il presidente del Pronone Calcio, Lovisa, di tante altre cose. Alle 19 poi in replica nel corso della serata, tra l'altro avremo anche il premio Cavallini, che è stato al centro delle attenzioni nel mese di dicembre. Bene, allora rimanete con noi, la serata prosegue. Mi pare c'è anche Incontriamoci con Damele, ma c'è il break pubblicitario e poi le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Buona Epifania a tutti. Ritrovati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto. Continua l'informazione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia con TPN. In questo caso, dopo le news, i passaggi principali della sede centrale, abbiamo valicato il Tagliamento, dunque siamo atterrati a Udine per continuare l'informazione regionale. Allora, abbiamo riproposto in tempi di Pignarui la copertina chiaramente dedicata al confine orientale, perché probabilmente qualcuno non ha ancora capito che i tempi vanno avanti e soprattutto nessuno aspetta. E allora è giusto ricordare e rimarcare che da queste parti una volta non si passava, una volta si controllava i confini, una volta l'indesiderato veniva respinto al mittente. I tempi cambiano, abbiamo detto Schengen e via dicendo, l'Europa moderna, il Vaticano predica e anche i preti di frontiera arrivano, ma i preti di frontiera non fanno controlli sui confini, loro stanno tranquilli a Udine, controllano, parlano e scrivono lettere, a volte sbagliando l'indirizzo, ma sta di fatto che noi siamo qua, sempre sul pezzo, pronti a fare il nostro dovere, perché è compito del quarto o quinto potere essere operativi, mai spenti. Apriamo subito con la cronaca: si è spento Udine.
Sua città d'adozione, l'ingegner Giuliano Parmegiani, che dopo gli anni della guerra ha operato nel capoluogo friulano e non realizzando innumerevoli opere. Parmegiani aveva 90 anni, si è spento all'ospedale di Udine a causa di un infarto. Tra le sue innumerevoli realizzazioni anche lo Stadio Friuli, realizzato con il collega Lorenzo Giacomuzzi Mur, con il famoso arco della tribuna centrale, ancora oggi a far luce nel ristrutturato impianto calcistico udinese. Parliamo adesso di alcune operazioni dei carabinieri, perché i militari della stazione di San Daniele del Friuli, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dagli uffici penali della Procura della Repubblica di Udine, hanno proceduto all'arresto di un 45enne della zona. Lo stesso, dopo le incombenze di rito, è stato accompagnato al proprio domicilio, dove dovrà scontare una pena detentiva di 4 mesi, in quanto condannato per il reato di falsità materiale commessa dal privato nell'aprile del 2013. Sempre per quanto riguarda i carabinieri, da sottolineare che i militari della stazione di Feletto Umberto, nell'ambito delle attività correlate al controllo del locale Al Mulino di Reana del Royale, hanno effettuato alla fine di novembre del mese scorso, hanno proceduto al sequestro preventivo del locale in esecuzione al relativo decreto emesso dal GIP del Tribunale di Udine. Il provvedimento è stato notificato oggi al titolare dell'esercizio pubblico e sono stati apposti i sigilli. E adesso andiamo a Cormons perché vi proponiamo un lungo servizio, è una vecchia intervista che abbiamo fatto non più tardi di 2 anni fa, a dire il vero, con Bruno Pizzul. Motivo semplice, abbiamo voluto ricordare in questo periodo la figura di Marino Bigot. Marino Bigot è stato un grande personaggio sportivo e non solo, non esclusivamente di Cormons, ma di tutto il Friuli, Venezia, Giulia. Allora, dalle parole del grande telecronista, radiotelecronista Rai, cormonese doc chiaramente, andiamo a sentire il suo ricordo. Puntata particolare dedicata a un personaggio unico nel suo genere a Cormons e non solo, Marino Bigot. Chi era? Lo chiediamo a un ospite d'eccezione, Bruno Pizzul. Buona visione. Parliamo di Marino Bigot, un personaggio, possiamo dire, poliedrico nel mondo dello sport, no? Non ha seguito solo il calcio, ma bensì il pugilato, il ciclismo. E allora, un suo ricordo di Marino Bigot. Beh, Marino è stato un personaggio che ha lasciato una traccia profonda, no? Nella vita cormonese e nello sport cormonese. Come hai detto giustamente tu, si interessava di calcio. Lui è stato il fondatore della sezione arbitri di Cormons, no? Che ha avuto contemporaneamente 2 arbitri internazionali, no? Un paese come Cormons di 7-8 mila abitanti che abbia 2 arbitri internazionali di calcio è qualcosa di incredibile, no? Toselli e Barbaresco. Ma poi Marino era il punto di riferimento, direi anche mediatico, per usare una parola che allora non si usava, perché io ricordo che quando c'erano il tour o il Giro d'Italia, lui esponeva ogni giorno, al fuori del Bar Sport, che era il suo bar, un tabellone con l'ordine di arrivo della tappa, la classifica generale, la maglia a punti e via dicendo, ed era un punto di riferimento per tutti. Lui era stato un grande tifoso di Fausto Coppi, fra l'altro, no? Ricordo però che una volta venne a Cormons anche Bartali e trattò bene anche Bartali, insomma, non è che fosse così categorico, no? E comunque Marino poi ha fatto tantissimo anche perché è stato un grande educatore, oltre che a essere un appassionato sportivo e competente. La scuola arbitri cormonese continua ancora ad andare avanti, ovviamente non è che si possa pretendere di poter avere sempre degli arbitri che finiscono in Serie A o addirittura internazionali, però quello è un seme che ha lasciato dei buoni frutti. E ogni anno, giustamente a Cormons, c'è il momento del torneo estivo, che è molto sentito, che è intitolato alle memorie appunto di Marino Bigot, che grazie anche all'interessamento dei suoi 2 figli, no? Gigi e Ennio, e di tutti coloro che insomma hanno apprezzato e ha voluto bene a Marino Bigot, portano avanti questa tradizione. Una curiosità, quando lei commentava le partite di calcio e il direttore di gara era un cormonese, qual era il suo metro di giudizio? Pro o super partes? Ma direi che
non c'è stato nessun tipo di rapporto particolare, perché anche se insomma tu conosci le persone, addirittura sei cresciuto assieme a loro, poi nel momento in cui ciascuno è chiamato a operare nel proprio ambito d'azione, no, si va avanti così, perché altrimenti no, è la stessa cosa, pensa Barbaresco e Toselli che facevano gli arbitri in Serie A in un periodo in cui c'erano tantissimi giocatori, non dico friulani, ma proprio del circondario isontino, no? E li conoscevano tutti, no? E allora ogni tanto, sai, c'era magari qualche battuta, qualche chiacchiera, però ognuno andava avanti, non ho mai avuto nessun tipo di peso o di preoccupazione di questo tipo. E il buon marito le ha mai fatto qualche correzione in corso d'opera, magari dopo una moviola alla Domenica Sportiva? No, 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 per l'amor di Dio, mai. Anzi, lui è stato estremamente corretto, è sempre stato ovviamente molto, molto vicino e attento all'operato dei suoi protetti, tra virgolette. No, però non si è mai permesso né di fare una pressione né di fare un giudizio critico, le solite chiacchierate tra amici quando ci si ritrovava, ma nulla che avesse il sapore, non dico di raccomandazione, ma di qualcosa che era meglio evitare, no? Grandissima correttezza. Cosa dobbiamo aggiungere ancora su Marino Bigot? Marina Bigot, sai, purtroppo riandando all'indietro con lo sguardo, ti accorgi che una volta, a parte Marino che è stato, come ti dico, un punto fermo, no, nello sport cormonese, ma c'erano molti, molti personaggi che avevano un proprio ruolo, avevano un proprio significato, quello che era il presidente della Cormonese, quell'altro della bocciofila, quell'altro che era noto perché era un cercatore di funghi, no, nel paese aveva ognuno un proprio ruolo. Come se diventasse due compagni, non siamo omologati, come si dice, no? Non c'è il coso. Il bravo giocatore di bocce era in paese un'autorità perché giocava bene a bocce, no? Come mai invece di fare induce al che nessun ben. Senta Pizzo, per concludere volevo fare questa domanda. Lei da Cormos è andato a Milano per lavoro. È semplice dire, facile dirlo ai tempi moderni. Insomma, le due differenze le ha notate subito quando prese il treno e andò a Milano la prima volta alla RAI per iniziare la sua carriera. Sì, beh, prima di tutto ormai siamo alla fine dell'intervista e non sta, dimmi lei, perché io sono, mi no, giro a vedere se c'è una donna, vabbè. Se mi permetti, è che lo sai meglio di me che in televisione c'è un concetto chiaro, ma siamo tra amici comunque, questo è l'importante. No, ma quello che ti volevo dire, è vero che ho preso il treno per andare a lavorare a Milano, ma prima io da ragazzo ero stato 7-8 anni in giro per l'Italia, no, a tentare di diventare un bravo giocatore di calcio. Operazione che non è riuscita, ma che comunque mi ha fatto maturare delle esperienze fuori casa, fin da quando io avevo 17-18 anni, quindi non è che per me fosse una novità abbandonare il paesello natio. L'ho fatto quando sono stato, con mia sorpresa, assunto alla RAI dopo aver partecipato quasi casualmente a un concorso, ma non ero mica tanto convinta, non mi sembrava insomma una soluzione. Poi alla fine, anche per le insistenze di mia moglie, che diceva sempre va là via, che cazzo ma se staris, e allora sono andato a Milano e ho intrapreso una carriera che non avevo mai pensato di dover intraprendere. Tra le altre cose ho fatto le telecronache sì di calcio, ma anche di molte altre discipline sportive, tra cui spesso anche il pugilato, soprattutto alle Olimpiadi, quando il pugilato lo faceva Paolo Rosi, ma spesso c'era la contemporaneità tra atletica leggera e pugilato. Lui faceva anche l'atletica leggera, allora facevo io il pugilato quando non c'era lui, anche con Nino Benvenuti per esempio, che è stato ripetutamente ospite qui a Cormons, amico anche di Marino Bigot e via dicendo. Con Nino abbiamo fatto tutto l'intero torneo di pugilato di Montreal, lui come esperto e io come cosa voce, no? Quindi il pugilato è uno sport straordinario che però va fatto con grandissima serietà, no? Perché a differenza di tutte le altre discipline sportive, nel pugilato non c'è nulla di simbolico. Sai, negli altri sport c'è una regola, ci si mette d'accordo che vince chi butta il pallone lì dentro o dentro il cesto e via dicendo.
Nel pugilato invece non c'è nulla di simbolico, c'è veramente la punizione fisica per chi perde, no? E allora bisogna fare in modo che chi sale sul ring sia nella pienezza dei propri mezzi, della propria forma e via dicendo, perché altrimenti diventa qualcosa che può essere anche pericoloso. Se fatto nella giusta maniera, invece, a giusta ragione, viene definito già da sempre la cosiddetta noble art, però deve essere fatta con tutti i criteri e con tutte le salvaguardie anche per quella che è la salute e l'integrità fisica dei contendenti. Si conferma la data della conferenza stampa che si terrà domani in sala consiliare a Palazzo Bottom a Gemona per dare il benvenuto ai sindaci di Amatrice, Sergio Pirozzi, e di Norcia, Nicola Alemanno, e dei presidenti dei consigli regionali dell'Abruzzo e Umbria, che unitamente ai rappresentanti dei comuni già gemellati alla città di Gemona del Friuli, quali Fossa, Foligno, Quistello, e i rappresentanti della provincia di Udine, della regione Friuli Venezia Giulia, saranno presenti nella cittadina friulana per presenziare alle celebrazioni dell'Epifania del Tallero, quest'anno per l'occasione denominata anche Epifania della Solidarietà. Si inizia alle 9.15, poi alle 10 presso la loggia di Palazzo Bottom in piazza del Municipio il corteo, e alle 10.15 si muoverà per raggiungere il Duomo di Santa Maria Assunta, dove alle 10.30 è in programma la Messa del Tallero. Prosegue a Udine ogni giorno dalle 9 alle 20 fino a domenica in piazza San Giacomo, Befana in Place, l'appuntamento dedicato ai bambini e adulti che chiude in bellezza le festività natalizie. 16 le casette in legno espongono i prodotti artigianali e le specialità enogastronomiche tipiche del periodo natalizio. Andiamo a chiudere, perché domani la tournée, si chiude la tournée dell'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, protagonista in scena dai teatri di Nord-Est all'Austria. E un cordiale ben ritrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. Continuiamo con l'informazione in diretta. Uno speleo sub polacco è deceduto quest'oggi nel tardo pomeriggio in Val Brenta, siamo in provincia di Vicenza, durante un'immersione nella grotta dei Fontanazzi a Solagna. La vittima aveva 31 anni, l'uomo stava effettuando in compagnia di 3 connazionali una serie di immersioni. Secondo una primissima ricostruzione, il quartetto si trovava ad una 15ina di metri di profondità quando, al momento di risalire, il 31enne è stato appunto perso di vista. I 3 spelli sub sono tornati indietro nel percorso, trovando l'amico incastrato in un cunicolo già privo di sensi. L'allarme è stato immediato, ma quando sul posto sono giunti i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, l'uomo era già deceduto. Nel 2016, appena trascorso, il sistema trapianti del Veneto ha raggiunto risultati da record, con 579 trapianti effettuati, dei quali 489 da donatore deceduto e 90 da donatore vivente, il numero più alto degli ultimi 10 anni. Lo rileva il rapporto annuale dell'attività di donazione e trapianto in Veneto, un quadro che ci rende orgogliosi e che fornisce un apporto significativo all'andamento del settore a livello nazionale, ha detto l'assessore alla sanità Luca Coletto. E questo appunto il suo commento per quanto concerne dei record fatti registrare dal rapporto sul sistema trapianti in Veneto, con i migliori dati da un decennio. A questa parte, ogni volta che si rende disponibile un organo da trapiantare, ha detto Coletto, si mettono all'opera decine e decine, a volte centinaia, nei casi di interventi multipli di operatori ad altissima specializzazione, chirurghi, anestesisti, rianimatori, infermieri professionali e a monte forze dell'ordine, autisti, piloti. Li ringrazio tutti, ha detto l'assessore, sono le nostre squadre della vita. È arrivato il grande freddo in tutto il nord-est, ma non solo. In ragione della situazione meteorologica prevista, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato una fase operativa di attenzione per vento forte sui rilievi dolomitici e delle prealpi. L'allerta resterà in vigore fino alle ore 8 di sabato 7 gennaio. In particolare sono previsti venti forti o molto forti in quota, da moderati, attesi o forti nelle valli.
Se n'è andato un altro pezzo della marca trevigiana, grande cultore dell'identità locale, alpino volontario a tutto tondo, sempre generoso e impegnato, una perdita particolarmente dolorosa. Con queste parole il governatore del Veneto Luca Zaia ha espresso il suo affettuoso cordoglio per la scomparsa di Pietro Lorenzon, presidente dell'associazione Molinetto della Croda di Reflontolo. Per questo scorcio da favola della marca, ha detto Zaia, Lorenzon è stato molto di più che un presidente di un'associazione, un aspetto di padre, un custode coscienzioso e innamorato al punto che uno dei ricordi più vivi che conservo del giorno della tragedia è il suo sgomento dolore che veniva dal cuore senza mediazioni. Il Molinetto della Croda, ha concluso Zaia, è stato e resterà sempre un punto di riferimento della storia, della cultura e del territorio e sono certo che nella memoria di Pietro i suoi successori proseguiranno al meglio la sua opera di valorizzazione e difesa. Negli ultimi giorni ha iniziato a girare tra alcuni sindaci una bozza di mozione per solleticare la regione in merito al grande progetto dell'idrovia Padova-Venezia. Sul tema interviene l'assessore veneto all'ambiente Giampaolo Botacin, il quale in una nota ringrazia per il supporto che danno i sottoscrittori alla regione. Ciò che viene richiesto nella mozione, dice Botacin, è già stato fatto dalla regione. Va tuttavia ricordato che la questione idrovia, dopo decenni di stop, è stata ripresa proprio dall'amministrazione Zaia. Nel 2016 è stato infatti presentato il progetto preliminare a cui sono seguite numerose osservazioni che sono in corso di valutazione. San Michele al Tagliamento, tre consiglieri comunali querelati per diffamazione e stalking dalla presidente della Bibione Spiaggia, società partecipata tra l'altro anche dal Comune. Il servizio. Diffamazione e stalking a San Michele al Tagliamento, la presidente della Bibione Spiaggia querela tre consiglieri comunali di minoranza e l'opposizione, composta da tutti e cinque i consiglieri, chiede un consiglio comunale straordinario sulla vicenda. La denuncia per le due ipotesi di reato è arrivata a Giorgio Vizzon, ex primo cittadino e capogruppo di lista Vizzon, e ai due esponenti di Lega Nord Civiche di centrodestra, ossia Luca Tollon ed Emiliano Teso. I tre avevano presentato lo scorso autunno due interrogazioni nelle quali veniva chiesto di far chiarezza sui presunti lavori svolti da alcuni dipendenti della società a partecipazione pubblica nell'hotel di proprietà della presidente. Il fatto venne sollevato da Giorgio Vizzon lo scorso 3 ottobre 2016 attraverso un'interrogazione a cui seguirono anche le richieste dei due esponenti della Lega Nord Civiche di centrodestra. Oltre a questo, in un'interpellanza del 15 novembre, l'ex primo cittadino Giorgio Vizzon puntò anche il dito sull'aumento dello stipendio della presidente, rilevando, si legge nelle carte, per l'anno 2016 di euro 41.000 lordi più eventuali IVA, accessori e rimborso spese come da statuto speciale. La questione venne discussa, ma evidentemente non è finita lì, vista la querela da parte della presidente della Bibione Spiaggia, che ora sposta il proseguo della questione in altre sedi. Tutti i cinque consiglieri di minoranza, preso della denuncia, hanno quindi protocollato questa mattina una richiesta di consiglio comunale straordinario che ha come ordine del giorno fatti attinenti all'amministrazione della Bibione Spiaggia. È in atto, dicono i consiglieri in una nota, un tentativo di chiudere la bocca ai consiglieri Vizzon, Teso e Tollon. Le opinioni espresse in consiglio comunale dagli amministratori di minoranza in questione sono state oggetto di denuncia querela da parte della presidente Vania Prataviera per diffamazione e stalking. Alla presidente della Bibione Spiaggia, si legge ancora nella nota, non sono piaciute le critiche relative all'aumento del proprio stipendio, al fatto che ha utilizzato dipendenti della società presso l'albergo del marito e che ha proposto un viaggio a Cuba, al punto che ora i consiglieri comunali si trovano indagati per aver esercitato le proprie funzioni istituzionali in un luogo peraltro deputato, cioè il Consiglio Comunale. Informata del fatto, la presidente Vania Prataviera ha preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione. In un'apposita mozione del richiesto consiglio avente ad oggetto tutela del Consiglio Comunale e dei suoi membri, i consiglieri di minoranza propongono l'approvazione di tre principi, tra cui la difesa incondizionata delle attribuzioni del Consiglio Comunale.
La consigliera regionale invece del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, riassume in tre punti la possibile soluzione per superare l'emergenza legata all'immigrazione, sostenendo come sia necessario identificare chi arriva in Italia, scovare i falsi profughi, espellere gli immigrati irregolari nel giro di qualche giorno senza parcheggiarli in inutili CIE, spesso gestiti dalle mafie, accogliere chi ha diritto d'asilo ed integrare seriamente gli immigrati irregolari. Questa ovviamente la proposta della consigliera regionale Erika Baldin. L'esponente pentastellata chiarisce che queste sono indicazioni dettate dal buonsenso che il Movimento 5 Stelle afferma da anni. La salute dei veneti dovrebbe essere al primo posto dei pensieri da parte del nostro governatore, che invece preferisce le tradizioni che inquinano come i pane e vin. Servono misure serie ed efficaci perché siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria senza pari. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni commentando i dati ARPA elaborati da Legambiente sullo smog nelle città italiane del 2016. Sono 32, scusate, i capoluoghi di provincia che hanno superato la soglia di sforamenti di polveri sottili consentiti per legge, e di queste ben 6 sono in Veneto, dove si salva solo Belluno. Secondo l'esponente del PD, i numeri condannano la nostra regione. Il limite è stato superato 73 volte a Venezia, quarta in Italia, 71 a Vicenza, 68 per Treviso e Padova, 51 a Verona e infine 40 sforamenti a Rovigo. Questa non è un'emergenza del momento, ma un problema ormai strutturale, visto che il Veneto è da tempo una delle aree più inquinate d'Europa. Abbiamo atteso per 12 anni, dice l'esponente Dem, il piano dell'aria, approvato finalmente la scorsa primavera, che è però inadeguato, macchinoso e inefficace, considerato che molte delle misure previste non sono vincolanti né hanno un'adeguata copertura finanziaria. Eppure i motivi per intervenire ci sono tutti. Non dimentichiamo che nel 2012 abbiamo subito una condanna dell'Europa per violazione della direttiva sulla qualità dell'aria e per la stessa ragione una nuova procedura di infrazione nel 2014 tuttora aperta. A questo va aggiunto l'allarme dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, secondo cui in Italia, dato del novembre 2015, ci sarebbero 91.000 morti premature riconducibili proprio all'inquinamento dell'aria. Ma siamo comunque a ridosso di numerosi avvenimenti legati proprio ai pane e vin o alle casere, che dir si voglia, a seconda ovviamente delle varie aree del Veneto. E a proposito di aree, noi con il collega Rosario Padovano abbiamo voluto cercare di scoprire quali sono gli avvenimenti in programma per domani. Si stanno per bruciare le casere nel territorio del Portogruarese. Innanzitutto diamo lettura delle casere di domani, giornata dell'Epifania. Alle ore 17.30 all'Immacolata Concezione a Cinto Camaggiore, alle ore 18 a Cacorniani di Caorle. La mappa prevede in serata la bruciatura della casera sull'Emene, molto suggestiva, Concordia Sagittaria. Ci sono anche le casere in corso a Cavanella e a Paludetto, domani regata delle Befane in quella di Concordia. A Giai di Gruaro si sta bruciando un'altra casera e ancora a Portogruaro sono in corso i fuochi per l'accensione dei panevin a Pradipozzo, a Santa Rita, a Summaga e ancora a Giussago e a Viola. Vento permettendo, le condizioni infatti sono abbastanza serie per quanto riguarda le raffiche di bora, potrebbero presentarsi alcuni problemi. In programma anche i fuochi in questo momento a Bevazzana, San Michele Centro e a San Filippo dalle 20.30. Casera in programma anche a Bibione, dove il pane vin viene definito foghera. In corso anche l'accensione delle casere nel territorio di Sanstino, si pensi in particolare alla zona del centro o di Biverone. L'unica casera che verrà posticipata sabato è quella di Sette Sorelle di Sanstino alle 19.30 del 7 di gennaio. Primi giorni di saldi senza salti ai negozi del Veneto. Le prime indicazioni le ha fornite proprio la Confcommercio della nostra regione, che assieme alla Federazione Moda Italia sta monitorando la situazione nei centri storici della regione. Nessuna coda, ma sono state molte le persone che nel primo giorno degli sconti d'inverno sono entrate nei negozi di abbigliamento per cercare le occasioni migliori, cercare magari anche di
fare qualche buon affare. Comunque ancora troppo presto per azzardare stime, afferma il presidente regionale di Confcommercio Massimo Zanon. Diciamo che siamo cautelamente ottimisti guardando al prossimo weekend, quando i consumatori avranno più tempo libero per fare acquisti. Solo fra 2 settimane, a metà gennaio, avremo un quadro più chiaro. I dati del centro studi di Confcommercio prevedono che 6 italiani su 10 faranno acquisti in questo periodo. Mercoledì 11 gennaio invece alle 10 è prevista l'inaugurazione del nuovo gioco installato presso il parco giochi di Foro Boario, accanto al parcheggio di Piazzale Schio, siamo a Valdagno nel Vicentino, azione inserita nel progetto di tutela del legno di castagno delle Piccole Dolomiti. Interverranno Giancarlo Acerbi, sindaco del comune di Valdagno, e Giustino Mezzalira per quanto riguarda Veneto Agricoltura, che ha ricordato che il progetto di valorizzazione del castagno delle Piccole Dolomiti sta dando i suoi primi frutti. Un numero crescente di imprese venete sta infatti pensando che al nome del legno, castagno, larice, abete, eccetera, si può associare quello del luogo, castagno delle Piccole Dolomiti, per esempio, oppure faggio del Cansiglio o abete di Asiago, utilizzando la denominazione territoriale come un potente strumento di marketing. Veneto Agricoltura è stata antesignana anche in questo ambito e già si è costituito il consorzio per la valorizzazione del legno veneto. Sport, ora travalichiamo i confini veneti, ma parliamo di una realtà della provincia di Venezia, perché a Chions è stato un trionfo oggi, e non solo perché ha vinto sul campo. Per l'ennesima volta il memorial dedicato alla pluricampionessa provinciale regionale, la compianta Sandy Gorgato, parliamo ovviamente di volley, ha mostrato il volto migliore del Chions Fiume, la società leader del settore giovanile della regione friulana. Alla fine si è imposta la squadra migliore vista nella 3 giorni, ovvero il San Donà di Piave, che in finale ha respinto gli assalti di Volley Ro. Il Memorial Gorgato può essere un'anticipazione del prossimo campionato italiano Under 16, dove a questo punto il San Donà può persino sfilare lo scudetto dal petto delle laziali. È ancora presto, staremo ovviamente a vedere, ma nel frattempo la compagine, che insiste sulle rive del Piave, ha portato a casa un importante risultato in quel di Chions. Ebbene, con questo è davvero tutto, chiudiamo il telegiornale di Telepordenone, grazie a voi tutti per averci seguito, linea subito alle previsioni del tempo per cercare di sapere quali saranno per le prossime ore. Grazie dunque per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi. Venerdì, cielo sereno a poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperatura in calo rispetto a giovedì e sotto la media, sensibilmente estesamente sotto zero fino a metà mattina e in serata. Venti sulla pianura in prevalenza da nord-est, da moderati e a tratti tesi sulla costa, a deboli a tratti moderati sulla pedemontana. Sui monti da nord e nelle valli moderati a tratti tesi o forti, in quota forti o molto forti. Mare mosso,